Amici, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Inazuma Eleven con lo Stones, fiamma randomizer, che poi fiamma non è importante, ma comunque lo dico lo stesso. Siamo alle battute finali della guerra dei 100 anni, o meglio, della guerra combattuta insieme alla nostra amica e compagna Giovanna. Dobbiamo andare ad affrontare, quindi, non veramente liberare Orléans, perché noi bambini giochiamo a calcio, possiamo sconfiggerli con le tecniche speciali però. Interessante questa digressione che potremmo fare sulle tecniche speciali e come potrebbero essere usate in guerra, ma è il momento di liberare la Francia. Sferriamo un rapido attacco contro gli albionici sulla sponda opposta del fiume e distruggiamoli! I cavalieri di Francia libereranno Orléans! La battaglia in furia. Sentite quanto clamore con le spade. Non possiamo, non dobbiamo perdere! Difendiamo Orléans tutti insieme! Attenta! Oh no! È terribile! Giovanna, siamo qui per aiutarti! E chi è quello? Sono Optim, membro della classe bassa senza nome. Senza nome, cioè tipo, tu hai un nome e la tua classe no? Scommetto che ti manda l'Eldorado, cioè fa anche le battute nel frattempo, eh? Cerco qualcuno con cui giocare, e allora cerca da un'altra parte, qua abbiamo da fare. Mi spiego meglio, avete due possibilità per attraversare il fiume, o mi battete a calcio o vi fate una bella nuotata. Qual è la differenza? Dovremmo comunque andare... Ah, perché sotto il fiume! Ah, oddio, con queste armature effettivamente... quindi si gioca. Cosa? Sembra il protocollo Omega 3.0. Ah, ma quello era Atena, quindi non era. Mi sono sbagliato. Il nostro signore ha condiviso con noi il suo potere per sconfiggervi. Eh già, tutto il Miximax con tutta la squadra. Sì, tutto il Miximax. Modalità creazione campo. Mi ricordo che era piuttosto difficilotta la prima volta che l'ho fatta questa partita. Non mi ricordo se l'ho fatta a primo tentativo perché era davvero difficile, ma vediamo come va oggi, magari va meglio. Già, a quanto pare con quel pallone magico si può fare tutto. E va bene, giocheremo, sapevo che l'avresti detto. Beh, allora è deciso, se volete battere questo Optim è meglio che l'allenatore sia io. No, dai. Cosa sarebbe questo allenatore? L'allenatore è la guida di una squadra? In tal caso ci degneremo di farvi da allenatore. Eccoti qua, Gammon! Tutto a posto. Poi gli cancellano la memoria, poverino. Questo ci avrà dei vuoti di memoria assurdi. Sembra quasi la Francia medievale intorno al 1430, l'assedio di Orléans, se non mi sbaglio. Così, a caso. Tutte le guerre che c'erano una volta, proprio l'assedio a Orléans. Ok. Io devo farcela, contano tutti su di me. Perché non riesco? Ti prego, dammi la forza. Giovanna, ci stanno respingendo! Di questa passo non riusciremo a vincere! Rinforzi arriveranno, avremo la meglio. Il signore ha promesso che avremo vinto. Ma allora perché ci mette alla prova in questo modo? Che ti dice ora la voce del signore? Non va bene, il Mixbox non può funzionare finché si trova in questo stato. Eh già. Vediamo un po' questa protocollo Omega 3. Eden, l'allenatore, ma chi è sto tipo? Oltre al cielo più 40, PT totale più 10. Accetto. Ah, fiducia incrollabile. Ok. Canis. Chion Canis. Un cane canoso. Giro parata e respinta lunga. Ok. Nick Yergrab. Marcus Mann. Apex Paradiso. Ryo Terada. Robert Lee. Melody Fair. Rickshaw. Anna Bugeisha. Kaitano Settler. Kitano. E Wesley Knox. Vabbè, tutti quanti super equipaggiati, io no. Se volete mi citto gli oggetti, cioè non c'è problema, però... No, è troppo così. Va bene, siamo pronti allora. Guarda, io ci provo, ma... Quanto siamo distanti. Dimitri, lascia fare a me! Gah! Un attacco prevedibile. E infatti, guarda come ruba palla. Chiaro, proprio come diceva il nostro signore Zanark. È Optim. Sbagliano sempre i nomi questi, non ci azzeccano mai.
Praticamente questo dimostra che hanno scritto il testo con non il nome del personaggio che andrebbero a richiamare, ma proprio scritto il nome del personaggio. Quindi non è una funzione, ma è proprio il testo. Peccato, poteva... cioè, si sarebbero risparmiati... Oddio, non è che forse risparmiavano tempo, ma forse. Ok, fermi. Allora, guarda, scatto repentino. Così poi andiamo in spirito warrior. Let's go. Evochiamo pedone bianco. Ah. Bene, e ora andiamo anche in Miximax per essere sicuri. Voglio proprio giocarmela safe contro questa squadra. Non ricordo se fanno un gol, perché nella Zoom 11 c'è quasi sempre la possibilità che facciamo fallo. Dicevo, c'è quasi sempre la possibilità di ricevere un gol a caso dalla squadra avversaria perché vogliono farlo. Ah, mi conviene votare, evocare uno... evoco quello di prof. Così, tanto per... Allora, lei arriva in porta e fa gol per forza. Perché... c'ha lo spirito guerriero e non possiamo parare uno spirito guerriero senza il portiere. Quindi... Già, purtroppo, quando un attaccante ti evoca lo spirito e stanno in attacco loro, è brutta. V, che sarebbe Gabi. Niente da fare, anche se Gabi è un giocatore rotto. A parte che, vabbè... neanche... non so se farla. Ha il tiro lei, mica mi ricordo. Ultrasuono, vai. Però, no, c'è il tiro. Punti sprecati per un possibile attacco dopo. No. Non ricordavo avesse il tiro lei. Regina, quindi... No! La regina ha il tiro. Non siete all'altezza. Il re ha la parata. Se non avessi fatto fallo prima, magari ora starei nelle grazie dell'1-0, magari 1-1, però insomma stavo messo meglio. Quanto corre Atena? Oh, stai buono! Tu devi stare bravo, eh! Per quanti punti ho già sprecato. Oddio, in realtà anche io corro, ma non abbastanza a quanto pare. Sto per finirlo, potrei non arrivare alla porta. Ho vinto, bene, meno male. Oddio, se arrivo alla porta è per un puro caso fortuito. Allora, guardi, io potrei fare ora il salto del coniglio che fa così. Proprio se la prende alla larga, dovrei arrivare in porta proprio preciso. Se non mi blocca anche l'altro. Ma perché fallo? Non è possibile che faccio fallo ogni volta, dai! Non è possibile che faccio fallo di continuo. Oh, allora. Trapper... Potrei andare in Miximax subito, vedi? Guarda perché quello che succede, vedi? Ci prende le botte, ci prende. Per quello. Ok. Oh, guarda ora come ti rubo palla. In teoria dovrei rubare palla, sono più forte. In teoria sì, ma in pratica no. No, evoca anche lei lo spirito. Oddio. Oddio, potrei evocare anche Asura. Cosa? Coldster! Asura! Ok! Ma vado in Miximax con lui allora, un attimo solo! Cardinale! Boia, sore! Ti faccio care taglienti, va bene? Aia! Ho vinto! Bene, però ho finito anche lo spirito. Ai, non va bene, ho finito lo spirito. Potrei rievocarlo e tutto, ma... ne vale la pena? No. Persa anche questa. Mamma mia, che palle. Ma che cosa mi dici mai? Ma che... passa la veloce! Santo cielo! Se riesco a smarcarmi però...
Cosa che non credo. Cosa che invece è possibilissimo fare. Coldstair, vai in Miximax subito e evochiamo anche lo spirito guerriero di Coldstair, soprattutto. Vieni qui, tu devi venire qui. Oh, attenzione che se lo supero tanta roba. Mamma mia. Evochiamo Asura! Oh, let's go, cacciatore di gloria Asura! Fermo qui, sul personaggio devi premere! Sfondamento. Ma che va fa quello? Che va fa magnetismo? Te lo do io a te un magnete. E ora tiriamo. Che tiro ha Asura? Fiamme volanti. 115. Potrei dopo riprendere palla, andare in armatura e quindi ricaricarmi il tutto. Boia, siamo quasi nell'ordine delle migliaia. Bella, bella, bella questa, bella, bella. Ma sono stordito, ma gli ha rotto le braccia, no, stordito? Se non le braccia, le mani, dai, non può parare per qualche giorno, no? A Mark succedeva. Allora, Trapper, Coldstair, tu sei tanto carino, tanto bello, dai retta a me, mettiti qui. Perfetto, ah, tu sai che devi fare ora, vai qua, no? Fai così, salto e gira, capito? O tira a gir. No, 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 non andare lì. Vai, vai qui. Vai, 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 bello, 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 bello. E difendiamo con armatura e magnetismo, vai. Che poi l'attacco speciale che ha grazie al Miximax, se no da solo non ce l'avrebbe. Tanta roba, tanta roba. Facciamo un altro gol? Facciamo un altro gol? C'è tutto il tempo grazie a Chronostone. Sfondamento. Non abbiamo... Ah, perché magnissimo è per rubare, certo. Abbiamo anche un tiro però normalmente noi. E direi di andare con Tornado di Fuoco doppia direzione. Prego, a voi signori. Fate pure. Ehi, hey, yeah, vai. Questa manco la para. Quando la sente questa? Quando la sente? Vai, mani perse. Via. Let's go. 2-1. Prima non ci speravo nella parata. Non ci speravo minimamente nella parata. È stata poi la parata che mi ha permesso di fare gol, il primo. Ora, se facciamo anche il terzo, ci assicuriamo proprio la vittoria. In teoria. In pratica no, però in teoria. Sarebbe ora di passare palla anche al nostro prof, che almeno possiamo andare in armatura e fargli ricaricare lo spirito. Oh, te lo ci finito sto spirito tu? Ah, ancora no? Vabbè, c'hai anche ragione. Non è per dire, ma... Questa se l'è finito però, e ora ti faccio un bel teco illusorio. O forse no. Cioè, dicevo, te lo faccio se tu te lo lasci fare, teco illusorio. Ah, colpo extra, ecco. Finita, meno male, evito il secondo gol a 100%, per questo era un altro gol quasi sicuro. Bene. Dobbiamo essere coraggiosi, per Giovanna. Sono sicura che lei ce la farà. Può farcela, è forte, anche se non se ne rende conto. Forte abbastanza per il Miximax. Giusto. Devo essere come Giovanna. Devo riuscire in qualcosa che nessun altro può fare. Prof, il campo è tuo. Dai. Ah, patetico. No, 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 no. Ora fanno un altro gol. Lo riesco a farne una buona. Grande! Hai avuto un'opportunità e ci hai provato. Hai fatto bene. Affido a te la difesa, Bu. Tu ti fidi di me? Certo. Prima evoca lo spirito guerriero, poi imparsa l'armatura e adesso ha completato il Miximax. A chi non roderebbe? Sei invidioso. Aitor aveva ragione. Ero divorato dall'invidia. Solo perché Ricky è sempre migliore di me. Giovanna! Mi senti? Gabi. So cosa fare adesso! Io non sono un leader. Il mio compito non è guidare gli altri, ma coprire loro le spalle affinché possano attaccare e segnare. E anche tu sai cosa fare. Il popolo ha bisogno di te. Ma io non posso. Sono inutile. E comincio a dubitare che quella che sentivo fosse la voce del Signore. Non dubitare di te stessa. Io credo in te. E devi crederci anche tu. A quel punto tutti gli altri crederanno e ti seguiranno. Sì. Valtiria porta bandiera Brunilde!
il suo spirito guerriero. Magnifico. Allora, lo spirito guerriero è la manifestazione, l'incarnazione dello spirito della persona. Ma come faceva a sapere il nome? Cioè, tu te lo inventi, quello come deve essere fatto e che nome dargli? Perché il nome al limite te lo puoi inventare. Portabandiera Brunhild poteva essere pure portabandiera Giovanna, per dire, no? Però, ehi, ma perché a lui la palla? Ma perché a lui la palla? Chi gliel'ha data? Chi gli ha detto di prendere palla? In armatura! E attacco o sfondamento? Vritra, perfido drago, io ci provo, però non ci spero molto. Let's go! Let's go! E questo aumenterà di un bel po' la barra, eh? Eh sì, non di tanto, ma di un po'. Allora, tu, amico mio, però devi fare anche il salto del coniglio, come ha fatto prima il nostro amico, perché... Oh, doppia? No, no, devo premere il personaggio. Eccolo qua. Ok, perfetto. Ma chi è? Chi è che evoca lo spirito? Chi è che lo evoca? Il portiere? Ah, si è ricordato che ha lo spirito? Ah, il Blackjack. Bello Blackjack. Mi piacerebbe giocare Blackjack. Mi piace come gioco Blackjack. È facile. Facile, cioè, nel senso, è facile da imparare, ma difficile a vincere. E non contare le carte, perché sennò bari. No, 500! Dadi della fortuna, hanno portato fortuna. Chi avrebbe mai detto una cosa che poteva accadere? Come poteva accadere una cosa del genere? Giro di vento, che fai, rubi? Oh, ruba questo, questo ruba. Questa si è finita lo spirito. No, lo tattica speciale te lo scordo. No, non posso farla. Connessione fulminea! Ma devi passare la palla a tutti, Tata, eh? Non so quanto ti conviene. E non ti conviene, infatti. No, no, però. Non ti conviene. Cioè, è una tattica idiota. Puoi riuscire a farla contro le squadre... Oh, si è incazzata! Oh, scusami, eh! Scusami se te l'ho detto! Dicevo, solo contro le squadre più facili! Come se l'è presa Come se l'è presa male? Oh, 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 tutto a posto? Ci siamo? Ci siamo, per fortuna, eh! Pensa un po' se non c'eravamo. Oh, avanzamento, perfetto, vai. Giovanna, credi in te stessa. Credi ai tuoi occhi e alle tue orecchie. Ma io non posso. Non riesco più a credere in me stessa. Ma hai ragione. Devo farlo. Forse il mio destino non è quello di diventare un temibile cavaliere, ma posso condurre il popolo alla vittoria con la mia fede. Posso sollevare il suo morale e donargli coraggio. Ascoltate, valorosi soldati! Andiamo in battaglia con il cuore gonfio di passione! Dobbiamo avere coraggio, poiché il Signore è dalla nostra parte. In nome della Francia, giuro su questa bandiera che oggi saremo vittoriosi! Questo è lo spirito giusto! Forza! Completiamo il Miximax e non ce ne parli più! Goldie, sei pronta? Aspetta un attimo! Dovresti chiederlo a Gabi! Se ne è meritato! È lui che deve ricevere l'aura di Giovanna! Sei sicura? Va bene! Gabi, è il tuo momento! Pronti al Miximax! Miximax completato!
Va bene. Ok. Oddio, che tipo! Bellissimo! No, perché l'ha passata? Santissimo cielo! Santissimi tutti, santissimi! Perché l'ha passata? No, niente. Oh cielo, ma non ce la faccio più a ripiare la palla. Non la prendo più questa. Ah no, forse sì, però con te con l'illusorio. Dai, prendila. Dai, grande. Yeah, let's go. Tackle o tackle illusorio. Ah, yeah. Questa non entra sulle gambe come altre. Chi è questo, mo? Ma chi è? Gibbs? Chi è, mo, Gibbs? Uno che si fa rubare palla, eh? Ecco chi è. Oh, vai, Trapper. Il trapperone. Però sparaci un beat, Trapper. Non ci sparare ste pernacchie, ste papere. Niente, non ho più i tackle illusori da poter fare. E infatti la palla non la rubo. No, no, sta tipa. Ma perché vi fermate? Perché vi fermate? Perché? 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 Vai! Segnale delle Valchirie! Oh yeah! Ok, ok, ok. Trapper, la scena è tua ora, eh. Corri come un coniglietto. Anzi, no, quella è... Devi saltare come un coniglietto, ma correre come un missile. Se riesco a superare questo avversario... No, non lo supero. Madonna! Sì! No, ok, ok, la paro. La paro, ok, la paro, la paro, la paro. Vai. Meno male, meno male. Forse la paravo anche senza tecnica, ma per sicurezza, sai. 2-1, 2-1, bella, 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 bella. Vinta a culo, però sempre a culo si vince, però ce l'ho fatta. E anche questa, amici miei, è risolta. Ah, che bellezza. Avanti per la Francia! Seguitemi. Oh! Sai quando prendono tempo negli anime che fanno quei versi pur di fare 3 secondi di scena per arrivare al minutaggio? Ah, completamente inutile. Come hai usato? Tu volevi... hai detto di sì. Come hai usato manipolare una persona del mio calibro? Sto tremando di paura. Beh, ciao ciao. Li ha mandati via. Uè, che volo. Grande. Migliore Optim. Migliore. Infatti mica Zanark. Il signore ci ha condotti a questo trionfo. Quale signore? Sopra, sotto, terzo, quarto, quinto piano. Quale? Il portiere? Ce ne sono tanti di signori. E all'Eldorado questo non va bene. Optimo, hanno provato i membri del protocollo Omega come se fossero delle marionette. Teniamolo d'occhio e vediamo di cosa è capace. Consideratelo un esperimento. Gabi, un attimo! State andando via? Sì, ma la tua forza rimarrà sempre con me. Gran parte di quella forza la devo a te, Gabi. Mi hai fatto capire che sono una persona in cui si può credere. Mi hai fatto capire che c'era qualcosa per cui lottare. Voglio darti questo. Il tuo ciondolo. Ma credevo ci tenessi molto. Sì, ma... In realtà c'è qualcos'altro che potresti darmi. E cosa sarebbe? Una di quelle caramelle. Dici questa? Sì. Hai deciso di condividerle con noi quando tutti gli altri erano sospettosi nei nostri confronti. Le tue caramelle mi ricorderanno di te. Allora prendi. Ragazzi,
È il momento di tornare alla vostra cara vecchia scuola. Ancora una volta verso il presente! Salto temporale! E così adesso vi ho visto all'opera, rammolliti della Raimon. Ci divertiremo un sacco insieme.